oggi ci ritroviamo in questa sede istituzionale che non è la solita sala giunta, perché come assessore alla cultura ritengo importante anche costituire un luogo identitario per quanto riguarda anche la presentazione degli eventi culturali. Ovviamente non tutto potrà essere presentato in questa sede perché non riesce ad accogliere tante persone, quindi probabilmente in altre occasioni saranno utilizzate le solite stanze delle sale, sala giunta o sala consigliare, però per quello che è possibile ci piace accogliere le presentazioni in questa sede. E la presentazione oggi di Attraverso la tendenza del Florian Metateatro mi inorgoglisce, perché come al solito Giulia, Massimo e tutto lo staff del Florian ci mettono di fronte a degli eventi nuovi di ricerca, di possibilità di carpire, ecco, come in questo caso, nuove tendenze, nuovi orizzonti della cultura, e credo che sia molto importante anche da parte dell'amministrazione comunale riuscire a cogliere, a diffondere queste che sono le nuove tendenze, perché la cultura è anche la capacità di conoscere e di diffondere quello che c'è di nuovo, di innovativo, che è frutto non in questo caso di improvvisazione ma di grande ricerca, di grande studio. Mi ha colpito molto il fatto che le due curatrici siano giovani ma già esperte, già profonde conoscitrici di queste nuove tendenze, di questo nuovo modo o rinnovato modo anche di fare cultura, e questo è molto importante perché sul territorio abbiamo bisogno di dare e di volgere lo sguardo oltre che su un modo più classico di divulgare cultura, anche su un modo più innovativo di nuova ricerca di quella che è ogni manifestazione artistica. Dalla lettura del programma, che poi sicuramente sarà illustrato in maniera molto, molto puntuale, mi hanno colpito molto sia le presenze ad esempio delle artiste ucraine, in questo momento particolare la capacità di coinvolgere anche questi artisti di questa zona così martoriata è molto importante, denota anche la profondità e l'attenzione del Florian di fronte a questa grandissima criticità mondiale. Il fatto che siano presentati, ecco, attraverso esperienze di videoarte, lavori visivi, disegni, acquerelli, tutto quello che è anche qualcosa di nuovo, innovativo, credo che sia molto interessante da conoscere. E anche il tema, ad esempio, ho visto che in una delle serate, nella seconda serata, ci sarà il tema dell'assenza, del rapporto con il ricordo e lasciare andare. Penso che siano dei temi importanti da approfondire, e quindi è un'occasione che ci viene data con questo festival per poter conoscere e riflettere su temi importanti che ci riguardano ognuno di noi a vario titolo, ma tutti ci possiamo sentire coinvolti, così come importante vedo nell'ultima giornata del festival l'approfondimento del cambiamento climatico di ieri e di oggi, quindi tematiche attuali, tematiche in cui veramente è possibile riconoscersi ed è possibile avviare un processo di conoscenza, di approfondimento che è utile per noi e per gli altri, perché la cultura, io lo dico sempre e lo ripeterò sempre, la cultura è bellezza, la cultura è emozione e soprattutto la cultura è benessere.
perché se siamo in grado di apprezzare le espressioni della cultura, perché la cultura, l'ambiente artistico, l'arte in genere è fatta di tante espressioni, se sappiamo apprezzare quello, sappiamo apprezzare la bellezza, l'emozione, e stiamo bene con noi stessi e cerchiamo di stare bene anche con gli altri, con tutto il mondo che ci circonda. Quindi io già mi sono dilungata troppo, però ci tenevo insomma a manifestare quella che è anche una mia emozione. Quindi passo subito la parola a Giulia, penso. Molto veloce, Giulia, e poi insomma. Proseguiremo con la presentazione. Come abbiamo fatto, due cose sulle generali e poi passerei la parola a Sibilla, che è una delle due importanti curatrici di questo nuovo festival. E l'altra, Chiara San Vitale, purtroppo è rimasta bloccata a Roma e oggi non è potuta arrivare in tempo, ma ci sarà sicuramente per l'apertura del festival insieme a Sibilla, e poi nei momenti di approfondimento, sia di presentazioni che di approfondimento e di colloquio che ci saranno tutte le sere con tutti gli artisti del festival, saranno presenti appunto Sibilla Panerai e Chiara San Vitale, che parleranno e discuteranno con tutti gli artisti della giornata in un momento di incontro anche condotto da Paolo Verlengia, che è uno studioso, un critico di teatro. Quindi anche a questo noi teniamo molto, oltre agli spettacoli, oltre alla videoarte, anche a tutte le altre iniziative di cui è pieno il festival. Io voglio solo dire che sono molto contenta appunto di questo rinnovamento anche interno nostro al Florian, con due giovani curatrici che cominciano oggi questo percorso in questa veste, perché anche al Florian insomma vogliamo lanciare nuove generazioni e fare anche un passo indietro, cioè per quanto riguarda me, quindi non voglio parlare più di tanto, ma voglio ringraziare veramente l'assessora, perché è stata in grado di cogliere tanti punti significativi e importanti del nostro programma, e diciamo che non è sempre così scontato che questo succeda, quindi veramente la ringrazio per la sua attenzione e la sua capacità di entrare dentro i percorsi. E quindi niente, vorrei rassicurare su una cosa: al Florian abbiamo l'aria condizionata, perché ho sentito alcuni hanno detto è interessante, è bello il programma, è innovativo, però ma come al chiuso, ma con l'aria condizionata si sta bene, abbiamo fatto dei lavori di migliorie al Florian e questo ci consente anche di aprire l'estate al Florian Space. Poi da luglio ci sposteremo anche noi all'aperto, però questo festival qui andava fatto proprio nel nostro centro, nel centro della nostra attività. Bene, vieni Cristina, accomodati, c'è posto. E quindi che altro dire? Niente, casomai se mi venisse in mente qualcosa di particolare lo aggiungo dopo, adesso lascerei decisamente la parola a Sibilla Panerai. Grazie Giulia Basel, grazie a tutto il Florian, grazie a Massimo Bellaccio per questa opportunità. È un festival nuovo, nel senso che si occupa di nuove generazioni, si basa su dei concetti che alla fine sono quelli del movimento e della direzione. Movimento inteso quale, piuttosto che parlare di momenti presenti, parliamo piuttosto di movimento, quindi della direzione verso la quale stiamo andando, sulla quale io e Chiara San Vitale ci siamo interrogate. Infatti la nostra è una riflessione sul senso, una indagine sulla complessità del contemporaneo, sulla complessità dei nostri giorni, dettati ovviamente dalla guerra, dalla recente pandemia, dall'impossibilità di avere dei contatti reali, dal desiderio di invece di tornare a viverli e a unirsi. Infatti
ci siamo trovate a interagire su diversi linguaggi, c'è un appunto dalla video performance fino alla danza, teatro, c'è anche un momento dedicato al documentario appunto con i lavori delle artiste ucraine, con Ania, con Anna e Asia, che appunto hanno partecipato a un grande murales a Berlino, che è stato poi documentato, e ci mostrano effettivamente il loro sguardo sulla guerra in una maniera, Asia Romanova e Anna Stativa, che ci presenteranno appunto questo sguardo sul loro purtroppo contemporaneo. Dall'altra abbiamo una sezione video con Goga Mason e Giulia Giannola, che andranno a spaziare dall'animazione realizzata con paesaggi sonori estremamente affascinanti, quelli di Goga Mason in collaborazione con Denso, alla interrogazione invece sul concetto di tempo, il concetto di ripetitività, il lavoro, come si sta evolvendo, la meccanicità dell'azione del nostro contemporaneo, che è fondamentalmente un contemporaneo industrializzato, dove il reale è sempre più veloce. E appunto questo nell'indagine di Giulia Giannola. Con entrambe presenteranno due video a testa. Goga Mason su un concetto più movimentato, appunto legato a personaggi anche come dinosauri, la figura di King Kong che viene ripresa, rielaborata in maniera molto ironica, ma anche poi con il sottofondo è reale, poi si basa invece sui concetti di amore, sulla relazione. E Giulia Giannola invece con due video in cui c'è un lavoro sul appunto sempre sul concetto di ripetizione, sia dall'atto del truccarsi fino al contare in maniera ripetitiva semi di anguria, recuperando antiche cantilene utilizzate dai bambini nel periodo preindustriale, quindi una riflessione importante sul lavoro. E dall'altra, prima serata si inaugura con due artiste specializzate in danza e performance, Anna Basti e Chiara Caimmi, che presentano Unlock, è uno spettacolo sul concetto di disequilibrio, fondamentalmente una performance vera e propria in cui saranno costrette fisicamente all'interno di un abito appunto costrittivo, e cercando di mantenere un equilibrio. Ovviamente sono immagini altamente simboliche del disequilibrio dei nostri tempi e se mi permetti vorrei segnalare il sottotitolo, che è Indagine sull'azione dei dispositivi di controllo sui nostri corpi, dove i nostri corpi sono innanzitutto i corpi femminili, e infatti c'è tutto un discorso sul corsetto, esatto, su quello che è sempre, oppure sulle scarpe esagerate, tacchi esagerati, cioè azione dei dispositivi di controllo sui nostri corpi. Sì, ovviamente per uscire in qualche modo, cercare di uscire o almeno provare a riflettere, indagare sul concetto di costruzione a livello sociale, di stereotipi di genere. Dall'altra abbiamo il secondo giorno, lo spettacolo di Francesca Zerilli e De Bella, che è invece un momento di riflessione sul tema del ricordo. Si chiama Marco se n'è andato e non è Francesca, questo gioco di parole, in cui si guarda al passato, si guarda al presente, ma soprattutto si cerca poi di immaginare anche il futuro. Bisogna lasciare andare, appunto, come diceva l'assessora, bisogna lasciare andare ciò che non è più e aprirsi al nuovo, e appunto lo faremo con loro. E poi proseguiremo l'ultima serata con uno spettacolo che unisce più media, dalla performance alla set, la musica appunto live, e un Romantic Disaster di Maddalena Reversa, un duo creato da Maria Alterno e Richard Pareschi.
con il sostegno di Motus e il Sant'Arcangelo Festival di Short Theater 2021. Romantic Disaster è una riflessione sul cambiamento climatico, fondamentalmente l'importanza di salvaguardare il nostro ambiente, la natura, un inno, dicono gli autori, un inno alla bellezza che non deve morire, appunto un monito anche alle nuove generazioni affinché possano continuare ad occuparsene. E ogni giorno appunto ci sarà uno spazio dedicato al progetto Residenze per la Pace, che è stato iniziato al Florian. Hanno le due artiste, la documentarista e l'artista visiva, hanno già condotto un periodo di residenza e torneranno al Florian per mostrare il loro lavoro durante la loro permanenza in Italia. Bene, vorrei aggiungere qualcosa proprio sul progetto MIR, sul progetto MIR che, come sapete, sia in russo che in ucraino vuol dire pace, Residenze per la Pace. È un progetto nazionale al quale hanno aderito 27 residenze, tra cui la residenza del Florian, cioè il Florian nella sua versione progetto Oikos. Questo è stato, ha avuto subito una grande adesione a questo progetto e sono state fatte venire. Parlo più che altro al femminile perché le artiste sono direi tutte donne, quelle che sono riuscite ad arrivare, anche perché gli uomini, come sapete, i ragazzi, insomma, devono restare in Ucraina a combattere. Quindi qualcuno è arrivato perché, insomma, magari era già fuori dall'Ucraina, oppure perché, come uno dei ragazzi che forse verrà anche con Anna e con Ania, perché deve accudire il padre infermo, ecco, ma sono casi rari. Quindi queste artiste ucraine sono state ospitate in 4 sezioni d'Italia, diciamo centro, nord, sud, insomma centro-nord, e noi naturalmente insieme alle residenze del Lazio e una residenza delle Marche e di Napoli, siamo il gruppo del centro Italia. Ecco, questo devo dire che il nostro gruppo, insomma, ha fatto un buon lavoro. Le due ragazze ucraine sono state da noi, sono state anche a San Demetrio dei Vestini, dove hanno fatto un murales anche lì, sempre sulla pace naturalmente. E adesso si trovano a Pesaro e, d'accordo con i colleghi di Pesaro, siamo riusciti a farle, siamo riusciti a decidere che tornino. Ma questo si sta anche diffondendo, infatti per esempio anche ai teatri di vita sono state invitate anche Ania e Asia, in particolare Teatri di vita di Bologna. E Teatri di vita di Bologna, sì. Sì. E Asia in particolare proprio per il suo video documentario che si chiama Never Again. Never Again, speriamo. Ecco, quindi ecco l'ultima cosa appunto che volevo dire è che come siamo fatti noi al Florian, ci piace anche avere dei momenti, diciamo, conviviali che aiutano il colloquio e l'incontro tra le persone, ed è per questo che ogni serata sarà anche costellata da un piccolo momento aperitivo, poi rinfresco e brindisi di chiusura. Beh, che non guasta. Calati, insomma, no, sì. All'inizio il benvenuto, l'aperitivo il benvenuto, a metà ci avremo questo rinfresco italo-ucraino, speriamo che la manovra riesca bene, perché è proprio la giornata che ci sono le nostre due artiste ospiti di MIR. E poi il brindisi di chiusura con tutti quelli che vorranno esserci, insomma, sperando di poter brindare a che tutto sia andato per il meglio.
Bene, non so se... Ah, ecco, volevo segnalare che abbiamo pensato anche a un abbonamento complessivo per le tre serate, che ci sembra molto conveniente, insomma un prezzo che veramente non sia di ostacolo per nessuno per poter venire, perché questo è importante. Io tu sei la curatrice. Peccato. Io volevo solo dire due parole a conclusione. Intanto vorrei ringraziare l'assessore Carota per la bella introduzione che veramente, come diceva Giulia, ha colto lo spirito di questa rassegna. È una rassegna nuova, questa è la prima edizione, e penso che anche cronologicamente si situi in un buon momento, cioè a fine giugno, quindi diciamo le stagioni del teatro sono finite, si va verso l'estate, però c'è uno spazio che si può appunto dedicare a un approfondimento, a una rassegna insomma di tendenza, attraverso la tendenza. Diciamo che anche all'interno della nostra, delle nostre programmazioni, che sono tutte insomma, come sappiamo, rivolte e incentrate sulla ricerca, la sperimentazione, i nuovi linguaggi, però questa rassegna si ritaglia proprio in uno spazio particolare, perché siamo veramente su questo territorio di confine, questa linea di confine fra teatro naturalmente, però musica, performance, danza, installazioni, arti visive, videoarte, quindi veramente si ritaglia uno spazio molto particolare, interessante, molto interessante. E quindi siamo anche noi curiosi poi di vedere gli esiti, che comunque saranno sicuramente di qualità. E avete già un po' detto tutto, anch'io come ultima cosa mi associo così al compiacimento di, come dire, di passare un po' il testimone, insomma, almeno in questa occasione, a delle giovani curatrici come Sibilla Panerai, come Chiara San Vitale, che insomma è proprio dell'entourage del Florian, quindi questa generazione under 30 in qualche modo, c'è anche Alessandro, insomma altre leve che stanno crescendo, diciamo, all'ombra di noi, insomma, storici fondatori, e questo insomma, ci fa ben sperare per il futuro e per un rinnovamento che è necessario, inevitabile, insomma. Quindi buona fortuna a Sibilla, a te, a Chiara e a tutto lo staff del Florio. Sì, a tutto lo staff. Fatemi ringraziare Isabella Micati, che si è prodigata non solo nell'ufficio stampa ma in tante cose connesse, e Emanuela D'Agostino, che è sempre una presenza puntuale e precisa. Vabbè, Alessio Tessitore, che vedete, intravedete dietro la telecamera, Anna Paola Vellaccio, che nonostante le sue tante iniziative è riuscita a essere con noi stamattina e mi fa molto piacere, di Alessandro vi ha già detto Massimo, e ringraziamo anche la Cristina Squartecchia, che è sempre, ogni volta che può, è sempre presente, e sicuramente Cristina questa iniziativa la vedo molto nelle tue corde, perché a parte che c'è proprio una coda di teatro danza, ma come vedi poi la danza, la performance sono un po' sottese, sì, è un po' una costante. Quindi io aggiungo prendendo spunto da quello che avete detto voi del ricambio anche generazionale, è bella anche questa vostra capacità anche in questo caso di lasciare andare, perché è come se da parte vostra ci fosse un passaggio, iniziare a fare una sorta di passaggio di testimone tra coloro che sono cresciuti con il Florian, e quindi anche questo è un bel messaggio del lasciare andare, nel senso anche di dare delle opportunità, seguire, ma dare delle opportunità. Bello. Grazie. Dovevamo dire che finalmente si può andare al teatro senza mascherina. Ah, giusto. 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 Normalità. L'aria condizionata l'ho detta. Sì. L'aria condizionata. Senza mascherina e parimenti importante. Al chiuso senza mascherina finalmente. Poi se uno se la vuole mettere nessuno glielo impedisce. Ma non è obbligatoria. Insomma.